Martedì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato una proposta per il riordino delle concessioni demaniali marittime che, se sarà approvata in via definitiva dal Parlamento, rappresenterà una svolta epocale per la gestione dei 7.500 km di coste italiane. Andiamo quindi a conoscere i dettagli di questa proposta. Tempotest. Da 100 anni proteggiamo gli italiani in vacanza. Distributori esclusivi della linea Tempotest Mare, ombrellificio Magnani, tessitura Fabbri e tessitura Selva. Innanzitutto vanno fatte due precisazioni. Si tratta appunto di una bozza, quindi per ora nessuna legge è entrata in vigore, niente è cambiato sulla gestione delle concessioni. Semplicemente dal Consiglio dei Ministri questo emendamento che verrà inserito nel disegno di legge sulla concorrenza dovrà essere valutato e eventualmente approvato dal Parlamento. La seconda precisazione è che su questa bozza si sono rincorsi articoli di stampa. Sappiamo che quando la stampa generalista si occupa della questione delle concessioni balneari, non è molto affidabile perché è una materia complessa e perché spesso si producono articoli faziosi. Anche in questo caso, le testate che hanno pubblicato o che si sono espresse su questa proposta del governo hanno in gran parte avuto in mano una versione che non è quella approvata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, versioni di 24 o 48 ore prima che sono uscite da Palazzo Chigi, ma che poi durante il Consiglio dei Ministri di martedì discorso sono state profondamente cambiate. Su Mondo Balneare abbiamo pubblicato la versione ufficiale, definitiva e approvata dal Consiglio dei Ministri, con anche evidenziate le cancellature e le modifiche rispetto alle precedenti versioni. Quindi noi su questo baseremo il nostro commento e la nostra analisi. Prima di entrare nel merito dei contenuti di questa proposta di riforma, occorre capire le ragioni. Come è noto, lo scorso novembre il Consiglio di Stato ha annullato la proroga al 2033 delle concessioni balneari, che fu disposta dalla legge 145-2018 e ha imposto al legislatore di riassegnare i titoli concessori entro i prossimi 2 anni attraverso delle forme di gare pubbliche. Oltre a questa sentenza del Consiglio di Stato, poi sul settore incombeva una possibile procedura di infrazione europea da parte di Bruxelles, che già lo scorso dicembre 2020 ha inviato una lettera di messa in mora. Quindi per questi due motivi il governo Draghi aveva una particolare fretta nel disciplinare il riordino del settore. Ha portato avanti negli scorsi 2-3 mesi una serie di incontri, di tavoli tecnici, sia con le associazioni di categoria che con i rappresentanti delle forze politiche, al fine di elaborare un provvedimento che è appunto quello uscito 2 giorni fa dal Consiglio dei Ministri. Quali sono dunque i contenuti di questa riforma che, ripeto, per il momento è solo una proposta e non una legge? Innanzitutto, se approvata, questa norma andrà a introdurre la riassegnazione dei titoli tramite delle gare pubbliche per adeguarsi al diritto europeo. Ciò vuol dire che i comuni dovranno eventualmente disciplinare le riassegnazioni tramite bandi entro la fine del 2023. Ma come saranno queste gare pubbliche? Perché è qui che si gioca la partita. Innanzitutto il governo propone di tenere conto della professionalità e dell'esperienza acquisita nel settore. Ciò significa ovviamente che chi ha già operato nel settore degli stabilimenti balneari avrà un punteggio più elevato. Inoltre saranno privilegiati i progetti che avranno degli aspetti di attenzione in termini di sostenibilità ambientale, di accessibilità e anche che dimostreranno elevati standard di qualità, eventualmente anche attraverso delle certificazioni. Un altro aspetto molto importante è che i futuri bandi, secondo il governo, dovranno privilegiare quei concessionari che nei precedenti 5 anni hanno avuto come unica fonte di sostentamento per sé e per il proprio nucleo familiare appunto lo stabilimento balneare, quindi che non avranno avuto altre imprese, altre fonti di sostentamento. Quindi, a fronte di questi bandi, ci saranno i precedenti concessionari che potranno eventualmente riottenere il proprio titolo tramite delle forme di evidenza pubblica, oppure perderlo o ancora addirittura rinunciarvi in partenza. In ogni caso, stabilisce la proposta del governo, il concessionario uscente dovrà ricevere dal concessionario subentrante un indennizzo, non solo degli investimenti non ancora ammortizzati, ma anche e soprattutto del valore aziendale della sua impresa. Ed è soprattutto su questo aspetto che si basa tutta la partita. L'inserimento del valore aziendale in questa bozza di provvedimento è stata vista come una conquista, dal momento che in precedenti tentativi di riforma non se n'era mai parlato in modo così esplicito. Di conseguenza, se il concessionario dovesse perdere o rinunciare alla propria azienda, avrà comunque la corresponsione di un adeguato indennizzo. Come poi questo
indennizzo verrà calcolato è ancora tutto da vedere, nel senso che al momento si tratta della proposta di una legge delega, che significa che dovrà essere concretizzata da un successivo provvedimento attuativo che dovrà andare a definire nei dettagli i meccanismi per il calcolo dell'indennizzo, per l'istituzione delle procedure di bandi che dovranno essere gestite dai comuni, e quindi c'è tutta una serie di aspetti che ancora è prematuro valutare. Quali sono i prossimi passi? Ora il Parlamento dovrà esaminare la proposta di riforma del governo, eventualmente la potrà emendare, modificare, e in ogni caso la dovrà approvare. Solo quando questa prima norma sarà stata approvata potrà seguire una successiva legge attuativa che dovrà andare appunto a definire questi elementi di cui si diceva prima, quindi criteri per le gare, per il calcolo dell'indennizzo, eccetera. Quando anche la legge attuativa sarà uscita, poi ci dovranno essere le regioni a emettere delle ordinanze regionali e a loro volta i comuni, l'ultimo passo a introdurre eventualmente e istituire i bandi di gara. Tutta questa serie di step fa già temere che questi 2 anni non possano essere sufficienti per completare il riordino delle concessioni, tanto che qualcuno parla già di periodo transitorio un po' più lungo rispetto a quanto stabilito dal Consiglio di Stato. Questo lo potrà decidere eventualmente il legislatore anche sulla base di come andranno i ricorsi contro la sentenza del Consiglio di Stato, che come noto è stata duramente criticata, quindi gli ulteriori sviluppi della vicenda saranno sicuramente noti nei prossimi mesi.